Amiche ed amici di Pisa dei Miracoli, eccoci qua per la 14ª puntata del nostro social show. Prima di iniziare, ragazzi, calma un attimo perché ricevo messaggi. Oh, quando esce la puntata? Oh, ma quando esce quella su Marina? Oh, ma quando esce quella sul litorale? Oh, ragazzi, datemi una calmata. Io le farei volentieri tutte le cose che dite voi, ma questi mi danno lavoro davvero. Ogni volta ne combinano una. Io per stargli dietro tante volte devo cambiare il palinsesto e addirittura mettere le puntate un po' più in là perché c'è sempre qualcosa di nuovo. In campagna elettorale stanno facendo cose meravigliose, veramente. Comunque, avete visto che è successo questa settimana? Elly Schlein è venuta a Pisa per sostenere Paolo Martinelli e c'era 600 persone a vederla. Non appena è uscita la notizia, subito il nostro sindacone Michele Conti ha detto: anche da me alla Leopolda c'erano 600 persone a cena e quindi anche noi abbiamo avuto un grande successo. E questo è bellissimo, perché è davvero bello che ci sia partecipazione, e 600 persone alla Leopolda comunque sia sono importanti, se fosse vero. E il problema è che alla Leopolda 600 persone ci stanno. Eh sì, la Leopolda ne contiene 500 in piedi e 250 sedute nelle poltroncine. Questi erano a mangiare su degli ampi tavolini tondi, al massimo ce ne saranno state 200. 600 non è possibile, proprio fisicamente, e un ci stanno dentro. Insomma, anche sulle cene ci devono dire bugie, che poi se fosse vero, e non lo è perché non è proprio possibile fisicamente che ci stiano, erano fuori norma bestia, insomma. Cioè, fate le regole anti-rave e poi i rave le fate voi, comunque sia, vabbè, su, via a dire bugie, ormai ci avete fatto il callo, dai, mettiamola così, è diventata una cosa normale in questi 5 anni, in campagna elettorale del 2018, è diventata un'abitudine, ma va bene, non c'è problemi, 600 persone all'aeroporto, Dio buono, vabbè. A parte questo, bisogna dare voce a Billy Ballo, perché noi si era detto che Billy Ballo non aveva fatto un cazzo per tutti i suoi 5 anni ed invece non è vero, non è vero. Oh sindaco, non è che mi puoi entrare di fianco come Dolori così, eh? Ora, che si è fatto? E che è diventata un'abitudine qua? Comunque, è vero, non è vero che non ha fatto un cazzo, l'ha detto lui con un post, ha fatto il cartello indicatore che porta a tutto mondo di catering. Eccolo lì, una piccola cosa ma per lui molto importante. Il cartello indicatore. Ragazzi, ma ste cose neanche nel paese delle meraviglie si leggono, veramente. Ma qui siamo alla follia, è una cosa spaventosa. Vabbè, comunque, visto che c'è il sindaco, basta con sta faccia, sindaco, basta con sta faccia. Ci ho strecciato. Vabbè, capisco che la campagna elettorale è la lunga, ma se la vede un bimbo ci dorme la notte. Comunque, come va? No, la campagna elettorale va benissimo. Ho anche incassato il supporto di tutti i dipendenti del consorzio agrario. Bene, quindi ha lasciato un buon ricordo nel suo vecchio posto di lavoro. Tutt'altro, è bastato dirgli: guardate che se non vinco ritorno a lavorare qui con voi. Madonnina dolorata, le dovevi vedere, ti si vota tutti, ma rimani lì che fai meno danni, tutti. Non è che allora ci sia da andarne molto fieri. Senta sindaco, ma con la sua lista civica come va? Guardi, noi della Lega... Ma come della Lega? Lei è civico? I Fratelli d'Italia? Ma quali Fratelli d'Italia? È civico lei? Non ci capisco più una sega, guardi, niente, proprio non ci capisco più nulla. Ho capito, ma si riprenda, santo Dio. Comunque si parlava della sua lista civica, allora mi dica. Guardi, noi del PD... Ma che c'entra il PD? No, il PD no, è dall'altra parte. Se dico che sono del PD, mi votano secondo lei? Ma non lo so, non credo però, ma non lo so se si finge del PD. Non... Mi scusi, sono tanto confuso, sono stressato e confuso. Confuso e stressato.
Vabbè, si prenda una camomilla con il Nerini, magari, che è stressato anche lui, e si dia una calmata. Comunque, ascolti, io adesso devo fare la puntata. Le ho parlato per educazione, per cortesia, ma ora la saluto, che c'ho da fare, la sua incursione termina qui. Senta, ma posso rimanere qui con lei? Mi metto in un angolo, non do noia a nessuno, e mi devo nascondere. C'ho Ziello, che mi sembra un gatto attaccato a oglioni, non ne posso più. Mi metto qui in un angolo, posso? Vabbè, sindaco, che le devo dire? Rimanga, però io glielo dico subito, stasera c'è un tema spinoso, per colpa sua mi tocca riparlare della sicurezza, lei comprenderà che... Vabbè, quella è migliorata però, eh? No, sì, no, è peggiorata. Ma come è peggiorata? Non è vero, non è vero, lo dico nei numeri, i numeri sono fatti, eh? A che ci siano dei fatti è sicuro, è che non si sa di cosa, sindaco, glielo dico io. Vabbè, comunque cominciamo la puntata, come avrete capito, stasera si parla di sicurezza. Dopo la sigla! Oh, sindaco, facciamo a capissi subito al volo, Qui il conduttore lo fo io, non è che lo fa lei, non è che fa come gli pare, che fa? Si prende confidenze! No, mi sono lasciato prendere, no, sto buono, non dico più niente, giuro. Sto qui, faccio il bravo, giuro. Dopo la sigla lo dico io. Ma come, guardate un po'. Vabbè, dopo la sigla. Dai buono te, Allora, amiche ed amici, benvenuti, e iniziamo subito la puntata. Si è detto che si parla di sicurezza, quindi rimbocchiamoci le maniche ed iniziamo dandoci subito dentro. Come avete visto, in questa settimana è uscito il report del questore di Pisa, che in maniera chiarissima ed inequivocabile diceva che a Pisa i reati sono aumentati, e il nostro amato sindaco... Sì? Oh, no! Mi aveva chiamato, eh? No, un t'ho chiamato, sindaco. Michè, un t'ho chiamato, davvero. Ora, ascoltami bene. O fai il bravo, stai lì da una parte e non dai noia mentre io lavoro, o se no chiamo Ziello e gli dico che sei qui, eh? Glielo dico, eh? Quanto è vero, Dio? Chiaro? Ok, basta, a posto. Dunque... ritorniamo a noi. Allora, come vi dicevo, è uscito il report del questore di Pisa, che appunto annunciava che a Pisa i reati erano aumentati senza proprio ombra di dubbio, e il sindaco subito è uscito con un bellissimo articolo di giornale dove diceva tutto il contrario. Eccolo qua. Reati in calo, la strada è quella giusta. Ora, secondo lui i reati sono in calo, e la prima domanda che mi sorge spontanea è: ma come cazzo si fa a dire tutto il contrario di ciò che dicono i numeri, la matematica? Voglio dire, ma sarà un dato di fatto davvero quello? Insomma, ma come fai? Tu chiamali se vuoi invenzioni. Piaciuto l'acuto? Sindaco! Se non dico più niente. Ho capito, ma se poi non ci stai, zitto! Via, su! Comunque sì, sono invenzioni. In realtà a Pisa i reati sono aumentati, ma non di poco, è del 33%. Hai mai detto ludica? Come? Non ci credete? Allora andiamo a vederlo sto report, non c'è mia problemi, guardiamo tutti i dati e vediamo un attimino se è come dice la matematica o come dice Michelone. Dunque, il report si basa su un periodo che va da marzo 2022 a febbraio 2023 e dà una visione ampia su come sta la salute della sicurezza a Pisa. Quest'anno il report ha anche una particolarità, tratta in maniera oltre che unita anche separata i dati di Pisa dai dati del resto della provincia, perché spesso per Pisa si intende la provincia. Allora, a Pisa i reati, Pisa città, i reati sono aumentati del 33%, nel resto della provincia solo del 10%. E veniamo subito, signori e signori, ai nostri magnifici dati. I furti con destrezza sono aumentati del 106%, passati da 400 a 824.
I furti in auto in sosta sono invece aumentati del 56,4%. E a questo punto sotto ci potrebbe essere il commento del pasionario di destra, quelli che prendono e commentano sotto tutti dicendoci che siamo ciechi, comunisti e via discorrendo, che no, il dato non è corretto, perché nel 2020 e nel 2021 c'era la pandemia e quindi i reati erano in calo, a parte il fatto che erano in calo in tutta Italia fuorché a Pisa, che ha fatto un quabachi anche durante quel periodo. Ma io vi voglio dar ragione, ed infatti prendiamo a paragone lo stesso periodo ma del 2019-2020, prima della pandemia. I reati secondo voi sono diminuiti? Col cazzo! Ad esempio, i furti sono aumentati del 19,8% rispetto al 2019-2020. Chiaro, bambini? Che poi mi fate una cortesia, cari amici della Lega, di Fratelli, più della Lega onestamente, che e di Fratelli d'Italia, la fate finita con questi profili falsi. Mettete nomi improbabili e usate questi profili per andare a rompere le palle a chi ha un'idea diversa o a chi come noi fa solamente satira. Buoni, calmi, rilassatevi, prendetevi una sana camomilla assieme al Nerini. Vi ricordate? Una camomilla con il Nerini. Calma, calma. Prendiamo un altro dato, le rapine. Più 10%, ed anche in questo caso, se prendiamo il dato pre-pandemia, è ancora peggio. Infatti l'incremento è del 17% rispetto al 2019-2020. Quindi chi vi dice ma no, questi dati sono aumentati perché nel periodo precedente c'era la pandemia, e dice un'enorme cazzata. Non è vero, non è vero. In realtà i dati sono aumentati rispetto al periodo pre-pandemia. Che poi, bimbi, le rapine sono arrivate a 93 all'anno, significa 1,8 ogni settimana, cioè non è proprio una cosina da poco, eh. Ma ora io dico, o si pensa veramente che i cittadini di Pisa e gli elettori siano un branco di coglioni e che si bevono tutte le cavolate che gli vengono dette, oppure come si fa a travisare dei numeri? Pisa è una città certamente non sicura, lo era nel 2017, con Conti che aveva promesso di risolvere il problema della sicurezza, è insicura come prima, se non forse ancora di più. Come? Non mi credete? Ma come? No, ma a Pisa ci sentiamo sicuri davvero? E allora analizziamo i dati. Che problema c'è? Dunque, facciamo un giochino. Qual è la città meno sicura per antonomasia, per luogo comune, alle volte anche per stereotipo? Su, dai, senza ipocrisie. Napoli, no? No, tutti quanti. Ah, se vado a Napoli mi rubano il portafoglio, se vado a Napoli mi spaccano il vetro della macchina e mi rubano le valigie. Quante volte lo abbiamo sentito dire? È proprio uno tra gli stereotipi, tra i luoghi comuni più assoluti. E quindi se io vi faccio una domanda, voi chi ritenete che sia più sicuro a casa propria? Uno a Napoli o uno a Pisa? Chi ritenete che sia più sicuro nel proprio esercizio commerciale, nel proprio negozio, nel proprio bar, nel proprio ristorante? Uno a Napoli o uno a Pisa? Beh, seguendo il luogo comune, sicuramente è più sicuro uno a Pisa rispetto a Napoli. E la tua risposta definitiva? Sì. Siete proprio sicuri? L'accendiamo? Sì. Vogliamo vedere due dati? Allora, prendiamo ad esempio i furti negli esercizi commerciali. Pisa è tra le 11 città meno sicure per quanto riguarda gli esercizi commerciali. Prendiamo le abitazioni? Pisa è al terzo posto per i furti nelle abitazioni. Volete sapere com'è messa Napoli? Ve lo dico subito. Napoli è al 66esimo posto per quanto riguarda gli esercizi commerciali, quindi molto sicura, e addirittura all'85esimo posto per quanto riguarda i furti nelle abitazioni.
In realtà il cittadino napoletano è molto più sicuro a casa sua, in questa grande metropoli con tutti i problemi che ci sono, rispetto al cittadino pisano. Cazzo, compriamo casa a Napoli, voglio dire che c'è anche un mare bellissimo, tra parentesi. Cioè, ma vi rendete conto? Ma vogliamo andare avanti, prendiamo il dato delle violenze sessuali? Napoli è al 70° posto, ho preso Napoli, ma potevo prendere un'altra città, ripeto, è l'immaginario collettivo. Napoli al 70° posto, Pisa al 26°. È molto meno sicuro per una donna girare per le vie della città di Pisa rispetto alle vie di una grande metropoli come Napoli. Ma al massimo si ha con i reati legati agli stupefacenti, e lì è davvero stupefacente la cosa. Napoli possiede una tra le piazze di spaccio più grandi d'Europa. Ebbene, Napoli è al 54° posto per i reati legati agli stupefacenti, Pisa al 36°. Sembra che una delegazione di spacciatori napoletani sia venuta in viaggio studio a Pisa. Proprio stanno studiando, stanno cercando di capire questo miracolo pisano. Cose da pazze. E questi sono numeri, non è che ce li stiamo inventando, li può leggere chiunque. Ecco perché non ha senso dire sciocchezze, la strada intrapresa è quella giusta, i reati sono in calo. No, la situazione è drammatica, non è vero che la strada intrapresa è quella giusta, è totalmente sbagliata, è peggio ancora rispetto ai tuoi predecessori. Però i vigili li ho aumentati, Eh no, Michele, non è vero manco questo, non sono aumentati, sono diminuiti. Andiamo bene! Questa fantastica storia che l'amministrazione Conti abbia aumentato il numero dei vigili urbani è una bugia. Insomma, per farvela breve, quando è entrato Michele Conti c'erano 117 vigili urbani a Pisa, ora ce n'è 116. Oltretutto, per peggiorare la situazione, cosa ha fatto il nostro sindacone? Ha dirottato i vigili urbani, che sono sempre il solito numero, a fare attività di repressione, togliendoli dal traffico. E così abbiamo il problema della criminalità, che è sempre il solito. E per di più abbiamo le macchine in sosta selvaggia in doppia fila, che so, in via Cattaneo, o un pullman che non gira e sta fermo un'ora perché c'è sempre il solito imbecille che parcheggia dove non deve parcheggiare impunemente. E tu non puoi pensare che puoi prendere per il culo la gente raccontando cazzate come questa. Ora, finché dici che hai messo 600 persone in una sala dove ce ne entrano 250 sedute, uno prende, ti guarda, ti piglia per il culo e la storia finisce lì. Ma se parli di sicurezza, no, Insomma, la sicurezza il sindaco non la deve affrontare facendo finta di essere lui questore. Amiche, ma non sei mica Serpico, La sicurezza per il 90% è figlia del degrado, della mancanza di inclusione, della mancanza di speranze date agli ultimi e ai giovani. Si risolve prevenendo le cause, la repressione degli effetti, quella non spetta a te. Certo, riappropriarsi degli spazi, ma in maniera sana, non mettendo fiorellini. Non servono le idropulitrici. Serve mettere ad un tavolo, ad esempio, ASL e associazioni di volontariato per creare percorsi di recupero per i tossicodipendenti, creare centri di ascolto per ridurre al minimo le possibilità che i ragazzi entrino in brutti giri. Inserire più deboli in programmi di lavoro che gli consentano di riprendere la loro dignità e la loro vita in mano. Insomma, Michele, mostrando agli altri che una nuova via è possibile, che c'è un'altra strada da percorrere. A quel punto, molto probabilmente, prevenendo le cause, rimane esclusivamente chi sceglie di delinquere per professione, e quello lo gestisce benissimo le forze dell'ordine. Questo è quello che deve fare un sindaco, Michele. Che la vita, quella vera, non è le scene elettorali e neanche ascoltare solamente e fare accordi con i centri di potere cittadino. La vita è quella cosa che è fuori ed è terribilmente vera. Ed è lì che ci si aspetta che un sindaco metta mano realmente. Vabbè, comunque sia, se qualcuno ha qualcosa da dire, come sempre, noi siamo qua. Scusi, signor presentatore, scusi. Posso rimanere qui anche quando lei va via? Mi metto in un angolino. Posso? Ma che c'entra può stare qua lei? Ma avrà una casa, vada a casa.
No, è che mi hanno detto che c'è Ziello che mi cerca, parli piano, c'è Ziello che mi cerca, mi vuole portare il sushi, poi mi viene fortore di stomaco, mi dà noia il sushi. Via, su, mi faccia rimanere qui, così io mi rilasso, che sono tanto nervoso, mi rilasso. Sì, sì, vabbè, vabbè, stia qui, si faccia il suo lettuccio, stia tranquillo. Comunque, come vi dicevo, se qualcuno ha qualcosa da dire può tranquillamente venire e noi lo ascolteremo e gli daremo voce. Per il resto, come sempre, un grande saluto e ci vediamo la prossima settimana con Pisa dei Miracoli. E oh, oggi più che mai, forza Pisa!